Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi seconda amichevole settimanale, in realtà per me è la seconda del giorno. E non fate caso se vedrete il colorito del mio faccione cambiare da qui all'amichevole vera e propria, perché io sto pre-registrando, diciamo così, l'intro in pieno pomeriggio e l'amichevole vera e propria invece ce l'avrò questa sera, quindi cambierà un pochettino così l'illuminazione. Amichevole con Ale93, è un ragazzo che mi ha contattato sul nostro server di Discord, link sempre in descrizione se volete farvi un giretto. E squadra da 561.000 punti, mi ha detto, e quindi è già una partita di un certo spessore, mettiamola così. La mia l'ho portata a 569, quindi siamo praticamente lì. Non ho minimamente idea di cosa aspettarmi quest'oggi dal mio avversario. Siccome la tattica dell'ultima partita mi ha portato abbastanza bene, ho deciso di riproporla anche per questa partita successiva, ovvero primo non prenderle. Infatti ho messo tre difensori, tutti e tre con blocco S, e il mio buon Wakashimazu in porta, che adesso tutte le volte che lo vedo purtroppo mi fa rimpiangere di non aver trovato Benji con i samurai. So che c'è chi mi starà detestando per questa affermazione, perché c'è chi non ha trovato né uno né l'altro e avete ragione, chiedo scusa, però abbiate pazienza, ma a me quel Benji Samurai veramente online mi sta facendo penare in una maniera indescrivibile. Qualcuno potrebbe dire, ma hai Napoleon? Sì, il problema è che ho solo Napoleon. Avessi avuto Diaz e avessi avuto Levin, probabilmente non mi sarei lamentato così tanto, ma vi garantisco che poter segnare a Benji Samurai con un giocatore solo è molto, molto, molto limitante. Ad ogni modo, bando alle ciance. Formazione abbastanza standard, il mio 3-2-3-2 che è il mio modulo preferito, i due medianacci che picchiano e picchiano duro. E esordio in assoluto nelle mie amichevole online per Shingo, che l'ho voluto, diciamo così, portare a UR Max per premiarlo per avermi fatto passare la sua challenge quando c'era la Challenger Road, in cui bisognava appunto fare un gol con lui. È stata una di quelle che mi hanno fatto penare di più in assoluto, motivo per il quale, per quando la riproporranno, io mi sono portato avanti, l'ho portato a UR e l'ho maxato, anche se il suo unico tiro purtroppo è la rovesciata, però comunque meglio che niente. Lui ha un gran bel dribbling, voglio vedere se quest'oggi riesco ad utilizzarlo, anche se la mia tattica principale comunque sarà sempre quella, ovvero palla a Tsubasa o a Misugi, anzi Misugi lo metto dall'altra parte di Tsubasa, così almeno me lo gioco su due fronti. Palla a Misugi o a Tsubasa, lancio lungo per le punte e o la va o la spacca, come va. Detto questo, dai, 3 minuti di intro mi sembrano più che sufficienti e andiamo direttamente alla partita. Dovrebbe essere questa. Ok, 560-562. Va bene. Vediamo. Gatta, vieni a portarmi fortuna. Vabbè, questa è la mia. Bella. Levin. Levin. Oh, Levin. Questa è la classica partita dove se avessi giocato con Rivaul avrei probabilmente passato tutta la partita a fare palla Rivaul e tira da casa tua. Motivo per il quale io Rivaul nelle partite online non lo metto praticamente. No, non praticamente. Perché non intercetta un'animazione? Ah, ecco, mi sembrava strano. Oh, mamma mia. Non darla Levi, non darla Levi, non darla Levi. Allora, solitamente si fa contrasto, intercetta, intercetta. Lo standard è questo. Contrasto, intercetta, intercetta. E poi contropiede diretto, palla Snyder. Esatto. No, è in fuorigioco. Vabbè, tiro in loop allora a questo punto. No, me la frega. No, non me l'ha fregata.
Bravo, bravo Calzino, grande Calzino, non ci sono solo tiri potenti. Addirittura coltre del lavoro. Fregato da me stesso, fregato da me medesimo. Mo metto anch'io sull'aggressivo, così andiamo proprio di tattiche di fuorigioco. Vabbè, Raju? Raju! Ah, non mi ricordavo di essere arrivato a S11. Quando cavolo glielo date le ultime due palle nere a questo? Con la mano a mo' di Miracle Blade, la serie perfetta. Intercetta anche te, mo'. Vabbè, porca miseria. A lui? No, almeno quello. Chi è? Misugi? È Misugi, sì. Fuori gioco. Cacchio, sono tutti fuori gioco. Però non è giusto, l'ha toccata lui di petto. Non dovrebbe essere fuori gioco. In teoria sì, perché se era già in fuori gioco il momento del passaggio è fuori gioco. Partita proprio squadre altissime. Perché Misaki? Perché se l'autopassa? Perché non intercetti un tubo? Ah, qua ci voleva un bel intercetto. Adesso non è una partita di calcio, è un flipper praticamente. E come fa lui ad avere già il full power che non ho fatto un tiro in porta? Levin cosa può fare? Tira, finto, passaggio. Non credo, forse tira, però io provo lo scaraventer via e intercettazione. Se tira mi frega malissimo, mi frega malissimo. No, buona, grande Gito! Non me l'aspettavo questa, bravo Gito! Mo' ti voglio. Non l'ho mai visto il dribbling, cioè nel senso so come è fatto, ma non l'ho mai utilizzato il dribbling di prestigio di Aoi. Guardalo, mamma mia. Proprio di prestigio. Adesso vai in fascia e crossa per Napoleon. Ma bagno! Non è possibile, eravamo in 4 contro 1. No, arbitro buggato. No, eravamo in 4 contro 1, ma lasciami andare. Infamissimo. Tattica del coniglio, vai con la tattica del coniglio. Allora, Misaki che cos'ha? Ah, l'intercettazione. Allora, ricomincia. Dribbling, dribbling. Ah, mi frega. Cavolo, non posso usare la tattica del coniglio. Mannaggia, Misaki con l'intercettazione, non me l'aspettavo di lì. No, vabbè, ascolta, ho capito che c'hai il Raju. Sono d'accordo che hai il Raju, per carità, Raju ha un suo bel tiro, però risente sia della. Era a metà strada! Salto triangolare. Perché? Non ho capito. Addirittura. Grande Waka. Bloccone. Proprio in face. Ma perché ha agito? Ma dalla lunga. Non l'ho capita, giuro, questa non l'ho capita. Io volevo darla a Misugi che era lì. Non si capisce un cacchio, ragazzi. Allora, tu cosa c'hai? Hai tutto. Tu lo sai che io provo a dribblare? Lui lo sa che io proverò a dribblare da lì perché non posso fare. Proviamo, dai. Ma dai, questo non me l'aspettavo. Intelligente però, perché effettivamente mi avrebbe fregato in ogni modo.
Vediamo. Ah, cazzarola. Muda. Cos'è sta cosa? Akai. Gioco di piedi superbo e... Gioco di piedi superbo, vai. Ti supererò, certo. Mamma mia, che drago. Dai ancora, sì. Vai, giochiamoci tutto per tutto qui. Vai da solo, vai da solo. Sì, vai da solo. Non è fuori gioco. Ma non è fuori gioco, mi ho passato a fianco. Ma che fuori gioco è? Coppia d'oro? Beh, io me la provo lo stesso. Ammazza, addirittura critico arcobaleno. Intercettazione e intercettazione. Dai, vediamo se la fa adesso la coppia d'oro. Mi sa che stavolta non ti riesce, eh? La butto lì. Ma perché io ho fatto le braccia? Sembra un pinguino con quelle braccia. C'è qualcuno che non è in fuorigioco? No. Va bene. Devo fare un po' di cambiamenti, eh. Allora, facciamo così. Matsuyama, quasi quasi a te ti metto. Però no, perché non hai le cose farmate come si deve. Potrei fare così. Dai, proviamola così. Anche se Akai in mezzo è molto più debole, perdo parecchio, parecchio. Perdo discretamente un po'. Tanto la gatta impazzisce. Per me lui sbaglia a non usare Levin. Cioè, per carità, non è che adesso per adesso gli sia andata male. Ma che cazzo? Non è in fuori gioco? Proviamo a vedere se va. Dai, proviamo a vedere se funziona. Non prenderla. No, cacchio, non ho fatto in tempo a tirare prima dell'animazione. Se faccio il dream me lo prende lo stesso, tiro del cannone. Cacchio, dovevo tirare al volo prima. Lo so che lo fermi. Boom. Mannaia te il blocco Muay Thai. Non sono riuscito a fare un tiro in porta, teoricamente. Fine. Adesso è palla mia. Devo riprovare la tattica del coniglio, ma senza far arrivare Misaki. Ok.
Ah, lui c'ha l'intercettazione? Ma ci devo provare lo stesso. Ci devo provare lo stesso, anche se la fa... No, ha fatto il contrasto. Ma no, dai, era ovvio che facevo il passaggio da lì. Partita tirata all'inverosimile. Il mio terrore è finirla ai rigori, perché ragazzi, veramente io ai rigori non vinco una partita. Grande. No, ho attivato il full power. E io non ce l'ho. Non capisco come ha fatto ad avere 1000 full power, che praticamente ha passato ha passato le vacanze nella mia metà campo. Il full power ce l'ha lui e non ce l'ho io. E qua adesso si vede tutto, perché se riesce, no, S7 ce la fa ancora. Lo so, S7 purtroppo ce la fa ancora. E qua credo che... Se sei furbo, fai la finta dal goloretto e vai in porta. E io dovrei fare il contrasto da lì. Sì, dai, perché tanto da lì non... Cioè, potresti anche tirare, ma secondo me da lì non tiri. Esatto. E non era sbagliata la tattica. La tattica era giusta. Anch'io avrei fatto finta ad angolo retto, avrei provato ad andare in porta. Dammela buona, eh. Dammela buona, perché siamo ancora in tempo. Se faccio ancora il coso mi fermo ancora. Dai. Dai, dimmi che puoi ancora tirare, ti prego. Ho tutto, o adesso mai più. O adesso o mai più. Credo che manchi mezzo secondo alla fine della partita. O adesso o mai più. Bucalo, bucalo, bucalo. Al 17° minuto del secondo tempo supplementare. Incredibile. Incredibile. Bellissima. Bellissima. Una delle partite più belle. Grazie, anche noi ringraziamo. Una delle partite più belle che mi è capitata. Che mi è capitato di giocare da quando faccio queste amichevoli. Grande. Oh, ne vinco tante all'ultimo secondo, eh. Uno potrebbe pensare che lo faccio apposta, ma giuro che bella, bella. Due tiri a due, due parate a uno, passaggi 16-17, equilibrata, bella, fatta bene. Complimenti ad Ale, perché comunque ha una bella squadra. Secondo me, Ale, secondo me dovresti imparare a sfruttare un pochettino di più Levin. Farmagli bene il passaggio. L'ho detto anche a l'altro ragazzo nella partita di prima, nel caso specifico nella partita di ieri. Farmagli bene il passaggio, perché Levin veramente col passaggio farmato diventa devastante. Sfruttalo bene, perché ti togli tante soddisfazioni con quel Levin. E niente ragazzi, questa era la seconda partita settimanale, per me nello specifico la seconda giornaliera. Adesso mi accingo tra poco a registrare la terza, sperando che sia altrettanto bella, perché questo è venuto veramente un piccolo gioiellino di partita. Vi ringrazio ancora per essere stati con me. Alla prossima, pace belli.